Negli ultimi due episodi vi stiamo narrando gli eventi che sono trascorsi dal giorno in cui abbiamo deciso di andare in Baja California, Messico, per trascorrere la nostra autoquarantena. In questi giorni la mobilità in Messico non è ancora ristretta e le azioni intraprese dal governo per affrontare il problema del virus sono davvero pochissime. En este lugar no se tira la basura, ¿eh? Vamos, Valentino, vamos. Le caprette, ragazzi! Si riprende il viaggio per andare a Hierve l'Agua, che ragazzi abbiamo citato diverse volte, ma non vi abbiamo detto di che si tratta. Luci! Di che si tratta? Si tratta di una cascata pietrificata. Acque che contengono un'altra concentrazione di calcare e di minerali che nei millenni si sono coesi e hanno creato questa cascata pietrificata. Pensate che ce ne sono due al mondo, una è questa e l'altra è a Pamukkale, in Turchia. Intanto le coltivazioni di agave azul continuano. L'importante qua è avere vari livelli di crescita di queste agave azul, in modo che la produzione del mezcal non si termina mai. Topes non finiscono mai, ragazzi. Lì subito lì avanti ce n'è un altro. Bene ragazzi, ci siamo fermati al volo in questo pueblo mezcalero. Attività di produzione di mezcal artigianale, quindi vogliamo comprarne una bottiglietta e più tardi ci facciamo un assaggio tutti insieme. Questa è la tienda più piccola, nell'altra c'erano un po' di turisti, qua non c'è nessuno, vamos. Guardate quanti tipi differenti di mezcal. E questo oro di Oaxaca com'è? Ese es el oro de Oaxaca, ese es con gusanito. Ah, col gusanito si arriva col verme. E perché questo tiene un colore un po' come massa amarillo? Senza gusanito. Lucia lo vuole senza verme, io lo prenderei col verme, però... Prendiamone uno e uno. No, uno è troppo, tanto non si toma. Questo è tutto naturale. Sì. Vamos. Ragazzi, la nostra bottiglietta di mezcal ce la siamo presa. Tac. Bisognava fare anche l'assaggio. Dopo quelle porcherie che abbiamo bevuto mesi fa, questo secondo me è un po' meglio. Sicuro, vediamo un po'. Giusto, abbiamo comprato il mezcal, che questa è la capitale mondiale del mezcal. Stasera vamos a emborrachar. Siamo letteralmente circondati da coltivazioni di agave, ragazzi. Qua è veramente un altro mondo ancora. Cioè, ogni chilometro che facciamo cambia todo. Tra l'altro pago solo in effettivo. Allora? Questa è una casa rodante. Ma per la Hierve l'Agua? Sì. Oh, grazie. 32 pesi. Vabbè. Ciao, fammi lavare le mani, va. Oh.
anche davanti a un'altra fabbrica di mezcal, proprio davanti al Tomes. Procediamo su questa strada secondaria che in circa 7 km, ragazzi, nada más, ci dovrebbe portare a questa Hierve el Agua. Testiamo la valentinabilità della carretera por Hierve el Agua. Cartello Hierve el Agua a testa, la strada mi sembra quella di un piccolo pueblito di montagna. Ragazzi, si sono inventati il ticket per il mantenimento della strada e vabbè, la strada mi sembra tanto ben mantenuta. Con il camion non hai problema? No, verdad no. E il camion sta bueno? Sì, sta meglio di no. Vamos a ver, gracias. Perché il carro sta chingon e quindi non hai problema. Stiamo cingon vuol dire carro è un camionazzo, una roba pesata, grande, che può fare di todo. Però cioè il problema sono sempre dimensioni, non è che sono le ruote grandi, che perché ho le ruote grandi posso andare ovunque, non è così. Bella bella, oh, finalmente la strada sterrata, va. Almeno è meglio di quella semi asfaltata. Bene ragazzi, penso che per questa notte ci fermeremo qua. Siamo un po' nelle retrovie del sito, addirittura vi posso anche provare a far vedere. C'è un po' di vento, provo a nascondermi qua per raggiungere un punto panoramico. Mira che roba! Visto che c'è una sorta di passeggiata qua dietro dove abbiamo parcheggiato, andiamo a vedere dove ci porta questa passeggiata che sembra essere tutta in discesa, Lucia. C'è un effetto incredibile in questo punto perché c'è un vento pazzesco che sembra rimbalzare proprio su questa montagna dove appunto ci sono le cascate stesse, e qui quasi vento non ce n'è in questo momento. Oserei dire sto precipizio scavato dal vento veramente, perché il vento sbatte contro la montagna, secondo me ritorna indietro là. Dai, però mi sa che ha abbandonato. Questa sera, visto che oggi abbiamo pranzato con un hamburger bello pesato, abbiamo deciso di fare solo un piccolo aperitivo. Proprio piccolo, no. Però dovevamo assaggiare questo, no? Quindi... Tutto questo per assaggiare il nostro mezcal. Vamos, ragazzi, qua ci abbiamo veramente di tutto, tra cui queste, che non sappiamo bene come si chiamano, però sono tipo delle noccioline speziate. Un bel retrogusto piccante! Quindi qui abbiamo tostaditas, olive, carotine, guacamole, cose che non si sanno come si chiamano, nachos, salsa piccante e salsa fatta in casa di cui non sappiamo il contenuto. Vamos! Niente male ragazzi, adesso proveremo a fare il sommelier di mezcal. Basta!
Ragazzi, siamo veramente dei beginner, non abbiamo neanche i bicchierini. Da quello che ho capito, i sommelier del mezcal, la prima cosa che fanno è infilano la narice dentro il bicchiere per sentire il profumo di questa bevanda che viene chiamato nettare degli dei messicani. Ammazza se forte! Ma quanti gradi è sta roba? Oh, ammazza! E come si fa a degustare? Questo te distrugge le papille gustative. Ma che è? Alcol puro. Quanto è forte? Oh, 40 gradi. Madonna, mi parevano 90. È buono, raga, è buono. Ma, cioè, più di questo non te lo puoi bere, sennò muori. Buongiorno, ragazzi. Andiamo a Yerbelagua. Sono le 7 del mattino. Ma questo qua è il mio cappello. Che ci fa qua? Perché è finito qua il mio cappello? Ragazzi, noi siamo con il costume perché teoricamente quell'acqua abbiamo detto che dovrebbe essere calda. D'altronde Yerbelagua significa bolle l'acqua, quindi ci aspettiamo che sia così. Ci siamo svegliati alla solita ora, ma abbiamo aspettato a far colazione perché andiamo a vedere sto posto adesso che non c'è assolutamente nessuno. E speriamo che l'acqua hierve, ragazzi, perché fa freddo. Qui, ragazzi, è ancora tutto chiuso, tutto bello serrato. E quindi in questo momento, se si vogliono vedere questi posti, bisogna alzarsi la mattina presto. È una fila, è un corridoio infinito di ristoranti. Hoyos de Aguas. Sì, è di qua. Ragazzi, là in controluce c'è veramente un bel panorama. Tutte queste montagne pelate. Rigogliosa. Wow. Lucia rischia il bagno. Il baratro, c'è la cascata. Ragazzi, ecco quindi dall'alto per bene la vista su questo sito di Yerbelagua, che come avete capito sono queste cascate che si sono letteralmente pietrificate per via dell'alto contenuto di calcare e di altri sali minerali che sono contenuti nell'acqua che sgorga da questa sorgente naturale. E ora che siamo tornati a casa, ci prepariamo una buona colazione. Lucia questa mattina vuole fare i pancake. Vediamo cosa viene fuori. Sento che hai tanta fame, devi farne tanti. Sì. Ma verranno proprio come la foto? Wow! Questa è buona, questa è buona. Io farò metà marmellata e metà miele. Muchas cosas. Oh. Proviamolo. Brava, mi gusta. Bene, ragazzi, ci prepariamo alla partenza. Lasciamo questo posto che molto bello, ma probabilmente tra un po' si riempirà di gente. Dobbiamo cercare di uscire da questo villaggio e le stradine qui davvero sono abbastanza strette. Ora gli entriamo dentro il negozio. Carretera Oaxaca Mitla.
ragazzi, rifacciamo combustibile nonostante abbiamo ancora serbatoio ad emergenza pieno. In questo periodo crediamo che sia sempre meglio tenere i serbatoi ben pieni. Sa anche un po' di... che è? Ammazza, acceso sto camion, mi è parso che scoppiava una bomba. Vedo il pagar con tarjeta. Vamos. Hola. Sì. Vamos. Qui ragazzi il diesel costa un po' meno rispetto a dove l'abbiamo fatto prima di lasciare la costa. Vamos. Oggi faremo un'altra sosta per vedere l'albero più grande del mondo, così dicono i messicani. Bene ragazzi, ci mettiamo un attimo qua bordo strada, facciamo due passi indietro e andiamo a vedere quest'albero qui proprio sulla strada principale. Vamos. Sia l'albero più grande del mondo, qualche dubbio, però vediamo. Alberi grandi se ne hai visti, vediamo un po' com'è questo. Allora, diciamo che innanzitutto ci troviamo in una zona dove di alberi non è che ce ne siano tantissimi, quindi non vorrei che il tutto si trasformi nell'albero più grande della regione, ma questo per via del fatto che li hanno tagliati todos, perché qua non è che c'è molto. Questo però è il viale principale che ci sta portando al centro del parco, dove forse c'è quest'albero. Un albero c'è. Il parco non gli si può proprio dire niente, guardate com'è curato. Palme, municipio e il Tule. Bello, il parco è davvero bello. Anche il palazzo del municipio è carino. E quello dovrebbe essere l'albero di cui stiamo parlando. Bellina panchina. Cat G tu ye. Che dialetto è questo? Cat G tu ye. Gachitiu ye. Madonna, pare giapponese. 2000 anni. Cioè, pensate che cosa ha visto quest'albero. Ma che roba è? Cioè, guardate tutti quei nodi. Davvero pazzesco. Davvero pazzesco. Pensate che questo albero è alto 42 metri, ha un diametro di 14,5 metri, un volume in metri cubi 816.829. Sì, non si capisce se è una virgola quella o no. Comunque, guardiamolo da vicino. Mazza. Effettivamente il diametro è impressionante. Effettivamente ragazzi è grosso. Tutti questi rami hanno anche delle forme davvero stranissime. Cioè, guardate tutti quei nodi, davvero pazzesco. Però, già che siamo qui di fronte a quella che sembra essere la pianta con il diametro alla base più grande del mondo, ci sembra giusto provare a farla suonare. Proviamo a sentire che voce ha utilizzando il nostro Plants Play. E qui proveremo anche a registrare l'audio, così poi ve lo facciamo sentire per bene. La voce di questa pianta. Uelva pronto. Quest'albero aveva un suono molto profondo, cioè evidentemente tutti questi anni che ha, cioè li ha immagazzinati nel suo tronco, nelle sue foglie. Sicuramente non c'ha fretta. Ora torniamo al nostro parcheggio e vamos. Bene ragazzi, siamo arrivati alla città di Oaxaca, che doveva essere anche una città interessante da visitare. Avevamo preso questa direzione proprio per venire a visitare questa città, però non ci sembra il momento giusto, quindi abbiamo deciso di tagliarla a pie pari. Però dobbiamo attraversarla perché naturalmente la strada principale ci passa proprio in mezzo, quindi c'è poco da fare. Thank you.
ragazzi, oggi abbiamo percorso un po' di strada, in realtà come chilometri non tantissimi, però diciamo che sono stati un po' lunghi per via della strada, tutta bella tortuosa, molto bella, divertente, ma abbastanza lunga e un po' stancante, quindi abbiamo deciso di fermarci. Qui davanti, qui l'entrata è qua. Ragazzi, là in fondo c'è una chiesa imponentissima, tutta in mattoni. Particolare come architettura, quindi a vederla da qua, eh. Qua c'è uno spiazzo enorme. Dove? Cioè, ci parcheggiamo sul campo da calcio praticamente. Vabbè, non giocheranno proprio stasera, dai. Vabbè, nel caso ci metteremo qui indietro, nel senso. Beh, anche questo sembra un villaggio particolare. Secondo me è un buon posto per la notte. Faremo il secondo test a Paoletta. Sono tavolette giuste queste. Ma che bel posto nel campo da calcio. Se non fanno i mondiali stasera, secondo me stiamo messi bene. Bello esplorare questi paesini semidesertici. Qui c'è anche la mappa turistica. Prima che tramonti il sole vorremmo andare a vedere questa cattedrale, questa chiesa, questa basilica di questo paesino davvero spuntato fuori dal nulla, trovato per caso, però sono sempre le cose migliori. Comunque la musica comunale pompa. Guarda qua che roba. I paesi che stiamo visitando ultimamente sono abbastanza disabitati. Campo da basket. Questa deve essere la strada principale. Questa musica sembra che arrivi da ovunque. Fuori da ogni tipo di guida turistica qua, eh. Però abbiamo capito da dove arriva la musica, ragazzi, dal campanile, e mi sa che da qualche parte c'è pure la banda. Il campanile con l'orologio con la musica, eh?